carissimo amico, e gli prego che ci sia un applauso, che si rimetta tutto l'applauso, sia per quello che ha fatto che per altre cose. Poi voglio sempre qui sul palco il consigliere regionale Riccardo Agostini, scusate, io sono un po' per i nomi. E ovviamente il nostro candidato sindaco, sono per l'onorevole Domenico De Vincenzi. Allora vi lascio la parola a questi tre miei grandi amici, con tanto tanto affetto. Prego, Emanuele, ciao. Grazie, buonasera a tutti, grazie Serena. Sono emozionato, anche se ho parlato tante volte davanti a tutti voi. È la prima volta che vi vedo tutti insieme, no? Ci siamo incontrati tante volte in mezzo alla strada, nelle piazze, davanti al treno, e adesso tutti davanti a me, quindi sono davvero emozionato. Io vorrei, e sarò breve veramente, vorrei fare un ringraziamento prima di tutto, anche se si fanno all'ultimo di solito. Lo voglio fare per primo perché ho dedicato 10 anni della mia vita alla politica e ho tolto 10 anni della mia vita alle persone che mi sono vicine, quindi la mia vittoria, che è la prima e poi verrà la seconda con Domenico Sindaco, va dedicata ovviamente alla mia sorellina che si è subita 5-10 anni di politica e di massacro con un fratello che ogni giorno non gli risponde al telefono e a volte anche assente. Allora, risultato importante, grazie per quello che avete fatto per me, 912 preferenze, sono rieletto consigliere comunale, ma c'è un ma, non basta, sono stato 5 anni in consiglio ad oppormi alle scelte di Rubeis, ho portato in 5 anni 35 mozioni, oltre 100 atti a difesa dei cittadini, il no al TMB, all'impianto dell'Inviolata, il comitato pendolari, che grazie a Riccardo Agostini, al consigliere regionale, lo devo dire Riccardo, lo rendo pubblico, abbiamo ottenuto col comitato, grazie al comitato e a Riccardo, un treno in più su Guidonia, che sembra poco ma non lo è, abbiamo cambiato la vita a 10, 20, 50 persone e quindi 50 famiglie, un treno che non esisteva. Il referendum sul senso unico, abbiamo fatto una battaglia sulla viabilità, che non è la battaglia su una strada, è la battaglia sulla base di una democrazia, la possibilità di scegliere, che il sindaco ci ha vietato, ha abolito il referendum, ce l'ha tolto, con dei sotterfugi, con delle manovre, con degli atti amministrativi, non ci ha fatto decidere. E poi le battaglie altre, l'INPS, un servizio scomparso a Guidonia, avevamo l'INPS per 20 anni e con Rubeis se n'è andato a Tivoli. Vedo Giulia della Confartigianato, abbiamo fatto una battaglia, Giulia lo riporteremo con Domenico De Vincenzi sindaco a Guidonia perché metteremo a disposizione dei locali all'interno del comune, riporteremo l'INPS a Guidonia, questo è il primo impegno. Di battaglie ce ne sono state tante altre, se penso ad Arcionia, la lottizzazione da 5.000 abitanti qui vicino che ci siamo opposti in consiglio comunale, o alla 3S, la società di riscossione tributi che prende e gestisce i nostri soldi e sono anche incapaci di mandarci le cartelle dell'immondizia che adesso stanno arrivando tutte in ritardo, e noi paghiamo 6 milioni e mezzo di euro a quella società. Abbiamo fatto una battaglia forte per dire no e per far fare la riscossione in house, vuol dire far riscuotere i tributi ai dipendenti comunali per risparmiare 1,5 milioni di euro. Rubeis no, è voluto andare avanti su quella linea e stanno gestendo i nostri soldi, poi lo vedete sotto gli occhi di tutti, in maniera vergognosa. Stanno spendendo i nostri soldi, i soldi dell'Europa, 11 milioni di euro, per fare rotatorie. Io non so se vi rendete conto di quello che vi dico, stasera festeggiamo, ma la situazione è grave.
una rotatoria a 430.000 euro, cioè mezzo milione di euro, invece di fare un piano di sviluppo per i ragazzi nelle aree industriali, per far trovare posti di lavoro ai ragazzi, stanno pensando a come spenderli, impegnano società. Vi siete accorti che è diventato un cantiere ormai in Midonia? È tutto un cantiere, è solo un cantiere, e sono finiti i soldi. E per trovare i soldi adesso cosa fanno? Deliberano la TASI, la nuova tassa, fanno la corsa 3 giorni prima del consiglio del voto con un consiglio comunale straordinario per dire: troviamo i soldi per pagare quelle rotatorie. Di battaglie ne ho fatte tante, ne abbiamo fatta anche una sul canile, può essere poco interessante per alcuni, per altri no. Io sono molto legato agli animali e sinceramente ho pensato che fosse giusto anche quella. Oltretutto il comune spende 500.000 euro per gli animali all'anno, 500.000 euro, che è tanto, per tenere dei cani dentro a un canile comunale a Roma. Il nostro obiettivo è quello di riportarli qui a Guidonia e cercare di accorciare le distanze per far adottare quegli animali. Perché Domenico De Vincenzi? Allora, un anno e mezzo fa, nei 5 anni ho fatto varie battaglie accanto a lui, un anno e mezzo fa lo vado a trovare in ufficio e facciamo 2 chiacchiere. L'ho stimato dal punto di vista politico-amministrativo. Vuol dire che ho visto le sue capacità amministrative e ho pensato che fosse una persona che potesse riconoscere e ricoprire l'incarico da sindaco nel comune di Guidonia. Ho avuto la conferma di questa mia scelta, che fosse giusta, 6 mesi fa, chiedo scusa, 6 mesi fa, in consiglio comunale si parlava dei 3 dirigenti indagati per associazione a delinquere, tra cui il direttore generale, che era anche presente in aula, diciamo anche questo Domenico. Ci siamo alzati su 30 consiglieri in 2, il primo intervento è stato quello di Domenico, il secondo mio. Lì ho avuto la conferma che Domenico poteva essere il nostro sindaco, perché era libero di parlare. Chi parla, chi può parlare, è libero, non ha le mani legate, non è ricattato e non sta dentro a dei meccanismi. Domenico è libero e io l'ho sostenuto. Fino a 15 giorni fa, 10. Perché dico questo? Perché adesso lo sto conoscendo come persona, come uomo. Se avete fatto caso, con ognuno di voi ho instaurato un rapporto d'amicizia, perché per me l'amicizia è prima della politica. Se manca quello non mi interessa il voto. Tanti di voi non mi hanno votato, alcuni non mi hanno votato, stanno qui, me l'hanno detto in faccia, io li rispetto più di prima, perché c'è l'amicizia vera. Sto scoprendo Domenico De Vincenzi sotto la forma di uomo, non di politico. Sto scoprendo una persona che all'8 va lì e alza la serranda della propria sede elettorale. Non lo fanno tutti. Sorride, ha ancora la forza di reagire, ha anche impegnato delle spese, no, delle somme, perché sta spendendo anche dei soldi e quindi sta investendo tanto. E allora vi chiedo una cosa stasera, di sostenere l'8 giugno Domenico De Vincenzi, non come politico ma come persona, fidandovi di quello che vi sto dicendo io. Dando la fiducia a lui la state dando anche a me, io vi chiedo questo. E permetterete anche a me di andare in consiglio comunale in maggioranza e noi in opposizione per fare qualcosa di costruttivo. Perché dalla maggioranza si possono fare tante cose, dall'opposizione è dura. Stiamo contrastando adesso con la Regione Lazio, con Riccardo Agostini, io l'ho sostenuto un anno fa e è tornato 3, 4, 5 volte. Stiamo creando anche un ponte con la Regione Lazio. Diciamoci anche questo, oggi c'è Renzi al governo, c'è Zingaretti alla Regione Lazio e non avrebbe nemmeno senso avere un governo comunale di centrodestra. Le forze vengono dalla Regione. Con i nostri consiglieri regionali, con Zingaretti, ma soprattutto da parte mia, io lo dico, sta qui con me, con Riccardo Agostini in consiglio regionale,
avremo modo di lavorare su Guidonia, e non per un treno, per molto di più, con un comune che può essere di aiuto a creare un ponte. Io chiudo ringraziando di cuore tutti voi per il sostegno, Giulia da Confartigianato, Lanita da SD Carisma, Ruggeri, gli avvocati Libertazzi, Molinari, tutti voi siete tantissimi. La protezione civile con Serena, vieni qui Serena, tu devi stare qui con noi, vieni qui. Tu che ti sei messa a disposizione a livello umano, a livello umano. Il mio amico e collaboratore Luca Cucillo, Marilena Tombini che si sono uccisi per me in questo mese e mezzo, Rino Cerfella della Cola Santi Catering che ci sta gentilmente offrendo anche questo buffet, grazie Rino della tua gentilezza, ed infine prima di lasciare la parola il mio caro amico, dove sta Tiziano? Tiziano Ciccioni, il nostro amico e geometra. Siete tanti, io ho detto quello che vi dovevo dire e chiudo dicendovi, ci sono altri candidati in Consiglio Comunale qui, stasera, sono qui davanti a me. Sono altre persone che saranno elette, alcune altre no, ma comunque sono qui. Questa è la dimostrazione che non siamo soli, che siamo una squadra unita e che stiamo lottando tutti quanti per far vincere Domenico De Vincenzi sindaco. Grazie. Riccardo Agostini, consigliere regionale del Lazio. Grazie a tutti, grazie per la bellissima serata. E innanzitutto le congratulazioni vanno a chi ha avuto un risultato straordinario e soprattutto grazie a voi, al vostro impegno e al lavoro che avete fatto in questa straordinaria campagna elettorale. Il Partito Democratico è il primo partito d'Italia, lo abbiamo dimostrato grazie anche al Presidente del Consiglio Renzi e al lavoro che stiamo facendo al Governo. Ci stiamo mettendo la faccia sulle cose che facciamo. Abbiamo fatto una campagna elettorale importante e anche qui a Guidonia abbiamo costruito una squadra larga. Guardate, Guidonia è la seconda città della provincia di Roma, dopo Roma, ovviamente. Per noi è una città strategica, qui ci sono tantissimi insediamenti industriali, c'è una, diciamo, una comunità larga che deve, è operosa, che deve continuare ad operare. Dico solo due cose, noi con l'amministrazione Zingaretti abbiamo fatto 2 mesi fa un patto con le forze sociali, si chiama il patto per lo sviluppo e per l'occupazione. Guardate, sono 5 miliardi di euro da investire in innovazione, sviluppo, impresa, e noi lo vogliamo fare a partire dalle amministrazioni comunali, investire sui territori, dare l'opportunità alle amministrazioni comunali di raccogliere risorse per dare opportunità occupazionali non solo alle nuove generazioni ma anche a coloro che hanno perso il lavoro. Ora per fare questo dobbiamo avere anche amministrazioni che sono in grado di utilizzare queste risorse, di metterle a disposizione per le comunità. Abbiamo fatto per questo scelte importanti, anche nel rinnovare le squadre, diciamo, dentro le nostre liste. Abbiamo deciso di cambiare verso, abbiamo deciso di mettere alla prova una nuova generazione. Emanuele è una di queste, è uno di questi. Ora manca l'ultimo sforzo che dobbiamo fare insieme. Dobbiamo connettere Guidonia con la Regione Lazio, dare l'opportunità ai cittadini di Guidonia di essere in sintonia con l'amministrazione regionale, con il Presidente Zingaretti, dare l'opportunità a ognuno di noi che lavoriamo quotidianamente di poter far crescere meglio i propri figli e di dare opportunità occupazionali a tutti. Domenico è uno di noi, uno della vostra comunità, è un amministratore che conosce bene come raccogliere le proposte, come trasformarle in azioni di governo. Lo abbiamo fatto ad esempio sull'Inviolata. Io so che il sindaco, l'attuale sindaco, dice che l'ha chiusa lui, non è la sua competenza, è una competenza regionale,
e la firma per la chiusura dell'impianto è stata messa da Michele Civita, il nostro assessore, così come abbiamo fatto un'operazione sui pendolari, dando l'opportunità, una piccola opportunità, certo, quella di poter aumentare un treno. Ora noi vogliamo continuare a lavorare così. Questo è il PD e questa è l'amministrazione che ci piace, quella che sta in mezzo alle persone, che ne ascolta i bisogni, le esigenze e le trasforma in opportunità per le comunità. Un giovane amministratore che sta dimostrando e ha dimostrato che con la vicinanza del territorio si costruisce non solo il consenso personale ma anche una proposta di governo, e un amministratore esperto.